È tutto pronto, la scelta di inaugurare alle 18 ci ha consentito di curare l'area al meglio, perché già a partire dalle 15 nessuno più è entrato sull'area, abbiamo potuto sistemarla per l'inaugurazione. È una fiera qui al Parco Fluviale, the record per le tre edizioni, nel senso che abbiamo superato anche come numeri gli espositori del Bonolis, quindi è l'anno che consacra definitivamente quest'area. Adesso chiaramente con un programma molto intenso di convegni, anche di degustazioni, tutte gratuite, tra l'altro cercheremo in qualche modo di allietare tutti gli ospiti che arriveranno in fiera, sperando che il meteo sia dalla nostra parte. Abbiamo anche una prova in qualche modo in fiera dell'agricoltura, le attrezzature agricole, quindi tutta la parte specialistica della fiera, anche quest'anno è cresciuta tantissimo rispetto allo scorso anno, quindi ci sono sempre più soggetti che sono chiaramente pienamente all'interno del mondo agricolo, anche con i servizi, le strutture, l'innovazione, la tecnologia, che credono sempre di più su questa fiera. È un territorio in fondo che fa festa, che fa in qualche modo mette in mostra tutte le sue potenzialità, e chiaramente è anche il luogo dove ci si confronta tra tutte le associazioni, ma soprattutto tra agricoltori, per quelli che sono un po', per quello che può essere un po' il futuro del mondo agricolo nel nostro territorio.